Ecco, adesso facciamo una cosa che non è più di moda. Guardiamo questa rivista. Allora, stamattina, no, anzi, ieri mattina sono andata in edicola e ho trovato questa rivista. Questa qui è Vivere la casa, arredamento, cucina e giardino di agosto-settembre. E una volta la compravo sempre, tutti i mesi, però poi ho deciso di risparmiare perché comunque sono 4,90 euro e anche questi piccoli sfizi vanno tolti purtroppo, oppure vanno concessi solo una volta ogni tanto, perché effettivamente quasi 5 euro al mese non sono pochi. Oltretutto poi io sto tentando di ridurre gli acquisti e ridurre soprattutto l'accumulo di cose. Quindi non compro quasi più riviste, non compro più piatti, stoviglie, pentole, un sacco di cose, di cianfrusaglie che una volta compravo, adesso non le compro più. Perché? Perché sono un peso. Perché, come dice Lucy Medici nei suoi video, e la saluto, ciao Lucy, se sta guardando questo video, so che ogni tanto segue stagioni. Tutte le cose che acquistiamo ci riempiono la casa e ci appesantiscono la vita. Invece è molto meglio avere poche cose che ci servono ed essere più leggeri anche in vista di un trasloco. Io penso sempre che non resterò qui in questa casetta per sempre. Andrò da qualche altra parte e quindi non voglio avere tanti oggetti da portarmi via in un altro trasloco. Vabbè, comunque, stavolta per questo fine settimana di ferie mi sono concessa questa rivista, che in realtà è molto bella. C'è una rivista veramente bella e adesso la guardiamo insieme. Allora, qua c'è l'editoriale, il sommario, e qua c'è una prima parte dedicata proprio alle stoviglie e alle cose per la casa. Sono tutte, vedete, dedicate ai pesci. Ci sono questi piatti a forma di pesce. Tra l'altro, qui vicino c'è un negozio che si chiama l'Arca di Noè, che ha tutte queste cose, tutti questi piatti bellissimi, particolari. Però ovviamente anche lì io guardo sempre la vetrina, ma non compro mai nulla. Che poi in realtà il contenuto di questi giornali non è così eccezionale. La cosa più bella sono le foto. Guardate che bella foto. Cioè sono proprio, è una gioia per gli occhi. Sono una gioia per gli occhi questi giornali. Qui parla della lavanda, albicocche mature e fiori di lavanda per mantenere vivi i sentori dell'estate. Guardate che bello. Poi in realtà il mio numero preferito è quello di ottobre. Ottobre-novembre, ovviamente, per chi ama l'autunno, è un tripudio di bellissime immagini autunnali. Qui suggerisce di fare delle ricette mischiando l'albicocca e la lavanda. Guardate che foto, guardate.
Beh, devo dire che sono proprio dei maestri a fare queste foto. Un rifugio sul mare, guardate che bei fiori. Ecco, qui c'è un servizio dedicato alla casa di queste due persone, la casa dei loro sogni su un'isola del Mar Baltico, ma chiaramente qui, insomma, è solo per sognare, almeno per persone come noi. Guardate che delizia. Ecco, qui praticamente è la storia di questa coppia che lascia Copenaghen per trasferirsi in questa casetta su un'isola. Qui c'è la pubblicità. Piastrelle come dipinti. Guardate che belle queste piastrelle. Bagno industriale chic. Ecco, a me i bagni annoiano perché non sono particolarmente. Sì, mi piace un bel bagno, ma siccome ho un bagno assolutamente banale, non ho particolarmente interesse per l'arredamento del bagno. Anche se ovviamente mi piacerebbe avere un bagno bello, ma il bagno deve essere pulito e funzionale. Qui ci sono delle idee per gli scaffali, per le scaffalature. Qui c'è una bellissima cucina, guardate che bella. Veramente io vorrei avere una cucinetta così. Ecco, e lì, questa cucina in questo appartamento ci starebbe proprio bene. Qui c'è la finestra, la porta finestra esattamente come qui, tutta lineare, sarebbe proprio. Cioè, cambierebbe veramente la faccia di questo appartamento. Invece c'è una cucina normalissima, ma l'appartamento non è mio, quindi non posso intervenire. Qui c'è stile retro per una dimora idilliaca. C'è un'altra coppia che mostra la propria casa. Guardate. Colore dell'anno di Pantone per l'arredamento di interni è il blu, eccolo lì. Quindi sappiamo qual è il colore Pantone per l'arredamento.
il blu. Ecco, qui c'è la parte dedicata alla cucina. È tempo di conserve, eh sì, è tempo proprio di fare le marmellate, di mettere via le verdure, di fare la salsa di pomodoro. Chiaramente per chi ha la possibilità, per chi ha un eccesso di verdure, marmellata di albicocche e lavanda. E qui c'è la ricetta della marmellata delle pagine precedenti. Olio aromatizzato. Ci sono delle ricette di ispirazione greca, una giornata al mare. Guardate che bontà. Ecco qua, qui ci sono le ricette, insalata greca con filetti di pesce. Un cetriolo, 4 pomodori, 2 cipolle rosse, 150 g di insalata, 4 cucchiai di prezzemolo, olive nere, aceto, olio extravergine, sale e pepe, 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di burro, 100 g di farina e foglie di prezzemolo. Allora, l'insalata l'ho capita, la farina non ho capito a cosa serva. Allora, lavare i pomodori, sbucciare le cipolle, pulire, lavare l'insalata, preparare il condimento. Ah, ok, per i filetti di pesce. Lavare i filetti di pesce, asciugarli con delicatezza, insaporire con sale e pepe, irrorare con un po' di limone, infarinare e cuocere in padella nel burro fuso, 3 minuti per lato. Disporre in un piatto l'insalata con le verdure preparate e condirla, servire insieme al pesce, guarnendo con prezzemolo. Beh, deve essere buonissima. Yogurt greco con mele e mandorle, pomodori ripieni di riso. Buono. E qui c'è una cosa che a me piace tantissimo, la quiche per tutti i gusti, cioè la torta salata. Una torta salata è il piatto ideale da offrire durante un buffet. Ecco, io adoro la torta salata, però purtroppo non l'ho più fatta perché ho un forno troppo piccolo. Però potrei fare delle tortine mini quiche con fiori di zucchero. La quiche Lorraine è la tradizionale torta salata contadina con pancetta, panna, cipolla e timo fresco. Va servita ancora tiepida, magari abbinata a un'insalata mista condita. Buonissima. E qui c'è mini quiche con fiori di zucca. 300 g di farina. Vabbè, qui bisogna fare la pasta, zucchine. Formaggio fresco di capra, parmigiano grattugiato, erba cipolline, pezzetti, panna, latte, 3 uova, sale e pepe, noce moscata, buonissima, cioè io a solo a leggere gli ingredienti mi viene l'acquolina in bocca. Guardate che meraviglia. Quiche con carote e panna acida, quiche con zucca e spinaci e pinoli. Allora, polpa di zucca, spinaci, sale, 150 g di crème fraîche, panna, uova, formaggio, emmental grattugiato, pepe, noce moscata, pinoli. Mini quiche con carciofi e funghi, che buona. La ricetta classica, ecco, questa è la ricetta classica della Quiche Lorraine. Buonissima, mi è venuta assolutamente voglia di farmi
la torta salata con le verdure, peperoni. Guardate che bello, ecco un altro ortaggio che a me piace molto, i peperoni. Tortine con formaggio di capra e peperoni, guardate. Che buoni, crostini con formaggio fresco e peperoni. Peperoni ripieni di formaggio di pecora e couscous. Guardate che bontà! La pizza è sicuramente un piatto versatile, la cui base può essere condito con numerosissimi ingredienti come zucchine, melanzane, feta, formaggio di capra. La nostra preferita: peperoni, zucchine, cubetti di feta, cipolla rossa di Tropea, rucola e crema di aceto balsamico. Beh, direi che sembra buonissima, che fame! Ecco qui un'altra torta salata ai peperoni. Allora, formaggio spalmabile, panna, parmigiano grattugiato, 4 uova, noce moscata, peperone rosso a striscioline, peperone giallo. Tra l'altro io avevo trovato anni fa una ricetta per una torta salata con i peperoni e tonno che era una cosa strepitosa. Se la ritrovo, farò un video magari di questa ricetta. Pesto di peperoni, un cucchiaio di pinoli, peperoni rossi grigliati sott'olio, spicchio d'aglio, un cucchiaio di parmigiano, una presa di sale, pepe, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, foglioline di basilico. Beh, anche questo deve essere strepitoso. Ah, oh, che bello! E qui c'è un castello, vini pregiati. Viva la Borgogna! Che bello, mi piacerebbe fare un giro qui. Guardate che meraviglia! E qui ci sono le specialità della regione. Agenda del Verde, qui c'è una signora che ha progettato il suo giardino e ci racconta che cosa ha fatto. Che bello, magari avere uno spazio così invece di un piccolo terrazzino. Qui c'è mosse dal vento, le decorazioni per esterni. Che bello questo fiore, guardate che bello. Questo è bellissimo per un bellissimo soggetto per un dipinto. Un dipinto magari ad acquerello. Le echinacee, la varietà purpurea affascina con i suoi fiori di color violetto che fioriscono dal mese di giugno fino al mese di settembre. Bellissimo questo fiore. Penso ci sia nel parco dove vi porto ogni tanto. Mi sembra che l'abbiamo vista nel parco, quello bello ottocentesco dove vi ho portato. Ci sono le echinacee. Scusate il rumore assurdo che viene da questa finestra aperta, ma fa caldo e quindi devo tenere aperto.
Ecco, siamo arrivati alla fine, vediamo nel prossimo numero, che è quello di ottobre, che cosa ci sarà? Creatività in fattoria, un'antica dimora rurale in Svezia, simile a un piccolo chalet di montagna. Suggestivo foliage, l'autunno entra in casa grazie ai mobili e tessuti, lampade e accessori nelle tipiche nuance di stagione, ovviamente delizia. Dolcezza in cucina, il miele con le sue molteplici sfumature, l'ora del tè, l'attenzione per i dettagli rendono questo momento simile a un rito a cui non si può rinunciare, questo è per la mia amica Francesca, e non poteva mancare l'articolo dedicato alle zucche decorative, grandi, piccole, rotonde, allungate, rappresentano sempre un caldo tono di colore che rallegra anche le giornate più grigie. E poi ancora frutti del raccolto diventano gustose pietanze, come realizzare un perfetto pranzo con gli amici. Aster, una passione dalle tinte viola, bellissimi gli aster, mia nonna li aveva sempre nel giardino. E ecco, in edicola dal 25 settembre. Bene, fine. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte, viva l'autunno!